Ehi tu, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Oggi ragazzi siamo in un nuovo video e sto usando la stessa postazione della scorsa volta nel video di come aumentare i follower su Instagram, che se non l'avete visto vi lascio nelle i in alto a destra, oppure comunque lo trovate sul canale online. Quel video è andato molto molto bene, infatti è il video più visto del mio canale e subito dopo quel video c'è il trailer del canale, che è il video di presentazione appunto dove mi sono presentata, per mo' di dire. Prima di iniziare questo video ragazzi volevo dirvi che questo video è in collaborazione con un ragazzo molto molto simpatico che si chiama Johnny Cannuccia e vi lascio il suo link qua sotto in descrizione, quindi mi raccomando fate un salto anche da lui. E negli scorsi giorni nel suo canale è uscito appunto un video in mia collaborazione che parla sempre di Instagram, quindi mi raccomando andate a vedere anche il suo video. Comunque sia, quest'oggi sono qui per dirvi com'è che scelgo le mie foto da pubblicare su Instagram, come le modifico e come riesco a fare 100 like circa a foto, se non di più. Prima di iniziare però ragazzi voglio dirvi che voglio portare il secondo episodio dell'Ask Iri, quindi se volete potete farmi le domande qua sotto nei commenti scrivendo hashtag Ask Iri, come appunto è uscito scritto qua in sovraimpressione, e farmi la domanda che vorrete pormi. E io vi risponderò nel prossimo video, che uscirà il prima possibile, non appena avrò raccolto abbastanza domande per farlo. Quest'oggi non c'è la nostra amica lampada che ci illumina di gioia e di immenso, quindi ci arrangiamo con la luce naturale del sole e spero che possa uscire fuori qualcosa di carino. Mi scuso se la qualità non è delle migliori, ma sto facendo il mio meglio e cercherò di farlo il più possibile. Ultima cosa, prima di iniziare veramente con questo video, vi ricordo di lasciare un like al video e seguirmi su Instagram, perché lì avviso sempre quando esce un nuovo video o comunque metto tante foto e tante stories che vi fanno capire cosa sto facendo in quel momento e magari vi danno anche degli spoiler per i futuri video che usciranno. Bene, allora, iniziamo subito con come scelgo che foto pubblicare. Di solito pubblico selfie, quindi sono foto scattate da me, perché di solito nei selfie riesco a venire meglio, forse, si spera, e più o meno diciamo. Comunque sì, sono più che altro dei selfie che mi faccio magari quando vado in giro con i miei amici, con i miei genitori a fare cose. E magari cerco anche di riprendere il paesaggio dietro. Quindi ad esempio l'ultima foto che ho caricato, se non erro, dovrebbe essere il mio selfie sul lungomare di Mergellina, che appunto si trova qua a Napoli per chi non lo sapesse. E dietro infatti si riescono a intravedere gli scogli, che sarebbero quelle pietre. Insomma li conoscete, penso che conosciate tutti gli scogli, no? E quindi sì, cioè, ci sono io in prima persona praticamente davanti, dato che è un selfie, e dietro invece ci sono gli scogli. Invece quando stavo a Ischia ho fatto una foto con la fontana dietro, quindi mi sono messa io davanti e dietro veniva la fontana. E insomma le foto da pubblicare le scelgo così, insomma. Scelgo delle foto che si veda sia il paesaggio e dove ci sia anch'io, insomma, venuta bene o il più possibile. E sì, a volte ci riesco, a volte no, ma è questa la cosa su cui sto lavorando. Poi considerate che le foto sono scattate con un semplicissimo Huawei P20 Lite, che al momento è anche la mia camera, insomma, principale, perché non ho una fotocamera, quindi mi arrangio con il telefono. E devo dire che la qualità non è affatto male, anzi, c'è anche quell'effetto bouquet che a me piace molto, che ti dà l'effetto sfondo sfocato. In alcune situazioni è davvero molto molto utile. Decisa la foto da dover pubblicare, non è che prendo e la pubblico, ma faccio alcune modifiche. Per fare le modifiche uso un'applicazione che si chiama VSCO, Visco, e comunque la trovate qua sotto in descrizione, magari il link alla pagina ufficiale o qualcosa, insomma, dove potete anche voi scaricarla. Io l'ho scaricata dal Google Play Store perché ho un Android, come sapete. E su questa applicazione puoi fare diversi effetti. Ci sono alcuni di loro che la usano per modificare semplicemente le foto, magari dando un po' più di contrasto, eccetera, e ci sono alcuni che invece creano dei propri effetti particolari, come per esempio l'effetto grungio, non ho la più pallida idea di come si pronunci, l'effetto pink, quindi che dà un tocco di rosa alle foto, l'effetto white, che dà un tocco di bianco alle foto, l'effetto tumblr, vabbè, lasciamo stare con le pronunce che oggi non è cosa,
sì, insomma, io però non ho usato nessuno di questi effetti già preimpostati, ma ne ho creato uno mio. Praticamente un effetto che mi dà le foto molto molto saturate, perché io adoro le foto saturate. Infatti, se vedete le mie foto sul mio profilo di Instagram, c'è sempre quel tono di rosso che a me piace tantissimo. E quindi mi sono creata questo effetto modificando un paio di parametri che adesso non ricordo bene. E sicuramente ho alzato un bel po' la saturazione delle foto. E devo dire che le foto vengono davvero molto molto bene. Quindi prima di pubblicarle su Instagram, dopo aver scelto la foto da pubblicare, la passo su Visco, faccio un semplicissimo copia e incolla come state vedendo adesso in sovraimpressione. E dato che ho già delle altre foto nella galleria con quell'effetto, appunto mi basta fare copia e incolla. Quindi non ho problemi di dover rimettere tutti i parametri ogni volta. Ed è per questo che vi consiglio di scaricare questa applicazione, perché è davvero molto molto utile e molto semplice da usare. Una volta fatto ciò, la salvo nella galleria, giustamente, e apro Instagram. Dopo aver aperto Instagram, prendo la foto già modificata e non gli metto nessun altro effetto, perché altrimenti verrebbe poi troppo scura, troppo chiara e non mi piacerebbe più. Nella descrizione della foto scrivo magari una frase filosofica, scrivo quello che mi va, insomma, e dopo metto un paio di puntini. E sotto questi puntini metto un botto, ma un botto di hashtag. Gli hashtag, come sapete, vi aiutano a reindirizzare la vostra foto alle persone. Quindi se per esempio voi scrivete, non lo so, fate una foto a un paesaggio della Toscana, scrivete hashtag Tuscany, oppure hashtag Toscana, hashtag isola di qualcosa, non so, isola d'Elba, per esempio, potete raggiungere le persone che sono interessate a quell'hashtag e magari alla vostra foto. Io per esempio uso tantissimi hashtag come InstaMood, InstaFollow, InstaSize, InstaDaily, pick of the Day e cose del genere, perché comunque sono hashtag che usano la maggior parte delle persone. E per usare questi hashtag uso un'applicazione che si chiama TopTags, che vi mostra in automatico quali sono gli hashtag di tendenza, magari quando voi andate a cercare un determinato tipo di fotografia, un determinato tipo di hashtag. Ed è grazie agli hashtag che io riesco a raggiungere più di 100 like a foto, perché tipo 30 like almeno a foto sono fatti dagli hashtag. Poi il resto sono fatti dai miei follower, che come sapete si incrementano anche quando io carico una nuova foto, sempre grazie agli hashtag. Quindi praticamente gli hashtag sono la cosa più importante in assoluto. Vi consiglio davvero di usarli, se ancora non li usate, perché sono una cosa molto molto importante. E quindi vi conviene utilizzarli se ancora non lo fate. Ebbene, questo era il video su come modifico le mie foto, come decido quali foto pubblicare e come faccio tanti like a foto. So che è stato un video molto molto breve, ma era un video appunto giusto per dirvi questo. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete altri video su Instagram, su magari trucchetti per come crescere o trucchetti per fare altre cose, fatemelo sapere qua sotto tramite un commento. Se questo video raggiungerà la bellezza di 50 like, porterò un prossimo episodio di trucchetti o cose del genere su Instagram. Vi ricordo inoltre ancora di andare a seguire il mio amico Gianni Cannuccia e anche il suo profilo Instagram, che si chiama Fotomania. Trovate entrambi i link qua sotto nella descrizione. E ragazzi, niente, io vi do appuntamento venerdì con il prossimo episodio delle vacanze da Ischia. E tra l'altro, se ancora non avete fatto, andate a vedere anche i precedenti episodi delle vacanze che trovate nella playlist nella in alto a destra, o comunque nella playlist blog vacanze sul canale. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se questo è stato, lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo presto in un prossimo video. Bella! Raga, clip bonus, abbiamo un problema. Ho appena spaccato il mini treppiede. Cazzo.